Podcast. C'è un messaggio importante che arriva all'Italia nella giornata della memoria per le vittime della mafia e come sempre questo messaggio ce lo dà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato come giornate come queste sottolineano l'impegno per liberare le popolazioni e i territori dalle mafie, per vincere l'indifferenza e la rassegnazione, che giovano sempre ai gruppi criminali. Mattarella ricorda che le mafie sono una pesante zavorra per l'Italia, insinuate come sono in ogni attività illegale dei traffici criminali. Ma questa zavorra continua a pesare, e qui non è più il Presidente della Repubblica che parla, ma sono io, sulle vicende della politica italiana. Vicende di oggi. Pensiamo soltanto alle infinite polemiche innescate dal probabile commissariamento del comune di Bari, che colpisce soprattutto il sindaco Antonio De Caro alla vigilia delle elezioni europee e del rinnovo del consiglio comunale di quella città. Ma anche vicende del passato, un passato che non passa e che ci ricorda come Cosa Nostra, purtroppo, con i poteri in Italia, ha avuto rapporti strettissimi e forse li ha ancora. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Capita infatti che nella stessa giornata, appunto, in cui ricordiamo tutti i caduti sotto il piombo mafioso, venga fuori una vicenda processuale che ci riporta al passato, appunto, ma è un passato che non è mai finito. Questa vicenda riguarda Marcello Dell'Utri, l'ex senatore di Forza Italia, arrestato e poi condannato a 7 anni per concorso in associazione mafiosa. Ebbene, Dell'Utri, bibliofilo da sempre amico di Silvio Berlusconi, è accusato di aver violato la normativa antimafia e per questo motivo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha ordinato il sequestro preventivo di beni, i suoi beni, fino alla somma di 10.840.451 euro, per la precisione. Marcello Dell'Utri avrebbe dovuto, come obbligo di legge legato anche alla sua condanna definitiva, comunicare nel corso del tempo tutte le variazioni patrimoniali intercorse in questo periodo per quel che riguarda la sua condizione reddituale. Nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato a Firenze per strage e associazione mafiosa, i magistrati hanno quindi rilevato che nell'arco di questi anni, lunghi anni, l'ex senatore ha avuto un incremento patrimoniale che gli ha fatto incassare, pensate un po', più di 42 milioni di euro. Come sono venuti fuori questi 42 milioni di euro? È qui che il passato non passa. Ed è qui che, potremmo dire, usando una metafora di Marx, il morto afferra il vivo, dove per il morto intendiamo Silvio Berlusconi e il vivo è appunto Dell'Utri. I due erano legati, come sappiamo, da un rapporto strettissimo, di amicizia, ma anche di collaborazione prima economica e finanziaria, poi anche politica, perché Dell'Utri è stato l'uomo che attraverso la rete Publitalia ha consentito al Cavaliere di trasformare appunto una struttura pubblicitaria nel sistema nervoso del suo nuovo partito, il partito che allora si definiva di plastica, Forza Italia, e che invece nel tempo è diventato un centro di potere formidabile. Ebbene, come sappiamo, Dell'Utri è finito nell'inchiesta sulle bombe del 1993 a Roma, a Milano, a Firenze, e con lui era indagato anche Silvio Berlusconi. Poi lo stesso Dell'Utri si è preso, come dicevamo, questa condanna a 7 anni per aver svolto un'attività di mediazione con i boss, ponendosi come, tra virgolette, secondo la sentenza, specifico canale di collegamento tra Cosa Nostra e il futuro premier. Parliamo infatti degli anni che precedono la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Ma negli anni successivi, viceversa, succede una cosa del tutto anomala. Silvio Berlusconi dal 2012 al 2021 fa a Dell'Utri versamenti per circa 28 milioni. Sono cifre che si aggiungono a quelle già note, oltre 4 miliardi di lire che il Cavaliere gli aveva versato tra il 1989 e il 1994, anno appunto della discesa in campo di Berlusconi. Dal 2012 comincia un vorticoso passaggio di denaro, bonifici, assegni, contanti, tutti che si spostano da Arcore
a casa dell'Udi. L'8 marzo 2012 Berlusconi gli versa, a lui e alla moglie Miranda Ratti, 20,9 milioni di euro, con i quali comprano Villa Comalcione. Con quei soldi la moglie compra anche poi un'altra residenza, la Villa Santo Domingo. Il flusso di denaro si interrompe per un periodo, poi riprende il 23 marzo 2015 con un bonifico di 1 milione di euro al figlio, in questo caso dell'ex manager, Marco Dell'Utri. Anche lui ci fa un uso piuttosto disinvolto, si noleggia uno yacht di lusso. Dal 2 agosto 2016 arrivano altri 2 milioni di euro, stavolta sul conto della moglie di Dell'Utri, la signora Ratti. Poi, sentite qua che vortice, il 27 luglio 2017 500.000 euro, febbraio 2018 1,2 milioni di euro, marzo dello stesso anno altri 800.000 euro, marzo 2019 altri 500.000 euro, gennaio 2020 1,2 milioni di euro, giugno 2021 180.000 euro. A tutto questo si deve aggiungere poi quello che è accaduto nel momento della scomparsa di Silvio Berlusconi, che con il suo testamento lascia all'amico Marcello ben 30 milioni di euro, che lo stesso cavaliere indica esplicitamente nel testamento. Ebbene, a questo punto i magistrati che indagano su questa vicenda stabiliscono che, anche qui devo aprire le virgolette, l'arco temporale in cui sono avvenuti tutti questi versamenti è storicamente individuabile in quello delle stragi continentali, ma anche della nascita del partito di Forza Italia, dell'impegno politico di Berlusconi, del concorso di Dell'Utri alla nascita dello stesso partito. In una nota della DIA, la direzione antimafia, acclusa agli atti, si può leggere quanto segue. Queste donazioni di denaro sono sicuramente connesse a un riconoscimento anche morale, l'assolvimento di un debito non scritto, la riconoscenza per quanto riguarda l'ultimo periodo dovuta all'ex senatore per aver pagato un prezzo connesso alla carcerazione, senza lasciarsi andare a coinvolgimenti di terzi. Anche la moglie di Dell'Utri, quest'ultima fase, viene intercettata e dalle intercettazioni si conferma questa ricostruzione. Dice Miranda Ratti di ritenersi portatrice e titolare, anche qui tra virgolette, di veri e propri diritti economici verso Berlusconi. Ritiene che il debito verso di loro sia ancora aperto e afferma testualmente: è un fatto di principio, l'obiettivo va portato fino in fondo, io non mollo. Perché vi sto raccontando tutto questo? Proprio perché nel giorno in cui ricordiamo e abbiamo ricordato ieri le vittime della mafia, per l'appunto, queste storie di mafia riemergono e ci fanno riflettere. Non tanto e non solo su Silvio Berlusconi, ormai il cavaliere se n'è andato, anche se storicamente alcune verità che troppo in fretta abbiamo voluto rimuovere, è bene che restino agli atti ed è bene anche che ci restino impressi nella mente, nella memoria. E fanno bene i magistrati a indagare e a cercare di capire qual è la natura di tutti questi versamenti che il cavaliere faceva a Dell'Utri. E la natura è abbastanza semplice. Al di là di quello che ha spiegato ai magistrati il ragionier Giuseppe Spinelli, oggi ha 82 anni, è stato l'uomo che ha custodito per anni e anni i segreti finanziari di Berlusconi. Dice Spinelli, alle toghe erano richieste di aiuto che la moglie di Dell'Utri ha fatto. La signora Ratti doveva pagare gli avvocati. C'erano le spese e lei non aveva più nessun lavoro, così come non ce l'aveva Dell'Utri, che era stato arrestato. E quindi 42 milioni soltanto per sostenere le spese legali? Sembra un po' troppo, caro ragionier Spinelli. Del resto lo stesso Spinelli era l'ente pagatore, sempre per conto del cavaliere, per tutte le oggettine che frequentavano e hanno frequentato negli anni, soprattutto gli ultimi anni, quando Berlusconi era presidente del Consiglio, tra il 2008 e il 2011, le sue residenze. Villa Certosa soprattutto, ma anche Palazzo Grazioli a Roma. E Spinelli pagava e ha continuato a pagare anche quando il cavaliere non era più premier. Perché pagava? Se lo chiedevano tutti. E in qualche caso la domanda aveva una risposta logica. Era tutto evidente. Era evidente per le oggettine come oggi è evidente per Marcello Dell'Utri. C'era
e c'è tuttora un silenzio da comprare. E quel silenzio è valso oro nel corso degli anni e forse continua a valerlo. Sono verità che dobbiamo tenerci impresse, al di là delle narrazioni manipolate e al di là delle menzogne, che pure hanno funestato i 20 anni di Silvio Berlusconi, dobbiamo dirlo. E quindi riguardano ancora Marcello Dell'Utri, che è vivo e vegeto, ed è anche molto ricco e adesso dovrà pagare 10.840.451 euro all'amministrazione finanziaria. Difficilmente la scamperà, a meno che i parlamentari non votino anche stavolta l'ennesima bugia, e cioè che Dell'Utri era nipote di Mubarak. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.